E continuiamo a parlare di sicurezza sul territorio perché dopo il sit-in della polizia che lamentava una carenza di personale a Fano, l'onorevole Baldelli ha annunciato che il commissariato avrà un primo potenziamento di organico già dalla prossima settimana. Sentiamo. Nei prossimi giorni il commissariato di Fano sarà potenziato. Dopo essermi confrontato nei giorni scorsi con il prefetto di Pesaurbino, con il Ministero dell'Interno, aver presentato alla Camera dei Deputati una interrogazione, posso comunicare l'arrivo di nuovi agenti anche presso il commissariato della terza città delle Marche. Nei mesi scorsi il governo aveva già assegnato 14 nuovi agenti alla provincia di Pesaurbino. Ora questi agenti saranno redistribuiti anche a Fano e il loro numero sarà indicato nei prossimi giorni. Per questo ringrazio il prefetto, il questore di Pesaro, ma anche il SIULP e il suo segretario Marco Lanzi per aver saputo sollevare la questione con spirito costruttivo. L'interrogazione che ho rivolto al Ministero dell'Interno mira a chiedere una migliore redistribuzione degli agenti nella provincia di Pesaro Urbino, ma anche a tenere in considerazione l'opportunità di rivedere la pianta organica di Fano, anche in base al numero dei suoi abitanti. La situazione che abbiamo ereditato purtroppo è grave, ma il governo Meloni ha cambiato rotta e solamente per il 2023 sono stati erogati ben 90 milioni di euro per nuove assunzioni e per i presidi, somma che verrà aumentata di anno in anno fino nel 2033 a raggiungere i 125 milioni di euro. Questa somma si aggiunge alle somme già stanziate per il turnover. Alla fine dell'anno in corso quindi avremo 5.735 nuove assunzioni, di cui 4.000 agenti in strada in più.